Trovare lo peggio smistamento delle poste italiane a Villafranca non è stato facile. Sono andato prima all'ufficio postale, dove mi hanno detto che era sbagliato perché lì non c'era. Allora poi sono uscito, ho chiesto dei signori, ma mi hanno detto che qui c'è un altro ufficio postale perché probabilmente non era quello giusto. E loro mi hanno detto sì, è al mercatone, cioè al mercatone. Dove c'è il mercatone? Lì c'è l'ufficio smistamento. Allora mi sono diretto là. Mi hanno detto che erano 500 metri, invece pare che siano di più. Almeno io un po' che cammino, quindi ho camminato e sto camminando perché sono già uscito. Allora, praticamente sono arrivato là ed è venuto fuori che in realtà non era stato ancora caricato, quindi si sarebbe trovato ad Antignano a breve, tipo domani. E così adesso mi ritrovo, dopo aver essere qui dalle 10 e sono, non lo so, ma deve essere le 11, più o meno 11 e mezza. No, sono qui dalle 9 e mezza e sono le 10 e mezza 11. Se ci fosse un campanile potrei... Oh, cioè, sono quasi le 11, 11 meno un quarto. E allora sono diretto là, ho sbagliato entrata. Sono entrato dal dove dovrebbero entrare quelli che portano le merci, i caricamerci. E poi mi hanno detto no, guarda che è sbagliato, devi entrare dall'altra parte. Io non ho visto proprio la segnaletica dell'ingresso e quindi sono entrato. E poi simpaticissime le signore dentro, molto simpatiche. E sono stato lì tipo 20 minuti a aspettare. E poi adesso sono uscito e mi ritrovo dove ho fatto, diciamo, una passeggiatina. In tutto questo, a parte che dovevo essere a lavoro stamattina, però a quanto pare in ritardo ero tantissimo. E poi sono riuscito a trovare qualcosina, insomma, non è stato proprio tutto quanto brutto. Ma non era brutto comunque. Però ho trovato dei pantaloni molto interessanti, perché io trovo sempre pantaloni neri e sono noiosi per ballare. E ce li ho qua. Oh cavolo, arriva una macchina. Non so come fa arrivare una macchina qua che è chiuso. Non dovrebbe arrivare, ma c'è. È lì. Comunque, i pantaloni sono questi qua. Questi qui, che sono molto belli. Elastici. Tac tac. Puoi farci quello che vuoi. Tac 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 tac. E posso ballarci. Di solito li trovo sempre neri e non sono proprio bellissimi. Adesso li devo piegare, ma li piego dopo. Tengo qua, mi piacciono. Non costavano neanche tanto, 12 euro. Ora mi ridirigo verso la macchina e dovrei tornare a lavoro, in teoria. Anche in pratica, ci torno. Anzi, ci vado perché non sono ancora andato oggi. E poi stavo osservando questo paese che è molto bello. Mi piace e tranquillo, è una cittadella, un po' come Costigliole d'Asti. Sì, faccio un giro. Truc, bellissimi questi lampioni. Poi quella stradina lì, quella stradina, stava cadendo tutto. Quella stradina lì è molto bella. It's natural. Nature. Bene, e a questo punto vi saluto. Grazie per avermi guardato. Se vi piace, se mi trovate interessante, iscrivetevi. E un saluto. Io sono Francesco Yoshigobbo. Ciao ciao!